Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video della Federazione Italiana di Shogi. Allora, in questo video si continuerà a parlare per quanto riguarda i Gakkoi o castelli, ok? Quindi qui abbiamo quel Gakkoi che è chiamato Hakkoiri Musume. Come possiamo vedere è molto diverso e prende anche un po' di tempo farlo, no? Quindi i punti forti di questo castello sarà un po' questo fianco, no? Punti deboli di questo castello sempre un po' il lato sinistro e sopra dove ci sono i pedoni. In questo castello abbiamo quello chiamato Nakahara, okay? Come possiamo vedere. E punti forti di questo castello possiamo dire che un po' qua, in questa zona qua. Punti deboli di questo castello, i fianchi. Sempre anche dipende da quali pezzi abbiamo qua, no? Adesso abbiamo questo Gakkoi chiamato Kuchu Rokkaku. Come possiamo vedere è un castello un po' più complesso, no? E soprattutto può accadere anche quando il giocatore sposta il re, no? A volte capita che ci sono giocatori che muovono il re dal suo posto dove normalmente si lascia, quindi questa è una risposta a questo. Punti deboli di questo castello, qui sotto, come vedete qui non c'è nulla praticamente, ma dipende anche da quali pezzi avete, no? Punti forti un po' in lato e qui avanti, no? Ma comunque questo lato sinistro è un punto debole, perché se si perde questo pedone, no? E non c'è la lancia, quindi c'è la possibilità di perdere la partita. E questo è tutto per questo video. E ricordatevi di iscriversi nel nostro canale di YouTube per essere aggiornati. Le persone che desiderano possono iscriversi anche nel nostro gruppo di Facebook, Libero a Tutti, o seguirci nel nostro sito internet. E ricordate anche di iscriversi nel nostro 8° campionato italiano di Shogi, che inizia praticamente alla fine di ottobre. Ancora c'è tempo per iscriversi fino al 22 di ottobre. Io vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.